La stagione turistica in Versilia, per quanto non ci siano ad oggi valutazioni e dati definitivi, è stata rassicurante, seppure, come conferma Paolo Corchia, vicepresidente di Federalberghi, non siano stati raggiunti i numeri della stagione boom 2017. Giugno non è stato un buon mese, e così il luglio. Ripresa in agosto e bene il settembre con il bel tempo. Questa in breve sintesi la stagione turistico-balneare della Versilia, che fa segnare numeri ballerini con significative differenze anche tra una località e l'altra della costa. Abbiamo avuto sicuramente una flessione nei mesi di giugno e anche in parte a luglio, legata un po' a fattori climatici e al fatto che quest'anno, diciamo, l'Italia, la Versilia, la Toscana in genere hanno avuto forse meno presenze internazionali e italiane, perché è ripreso un pochino l'outgoing su destinazioni che fino all'anno scorso erano considerate non sicure. In tutti i casi io penso che la stagione si possa definire positiva, soprattutto per quella che è stata la ripresa di agosto e di settembre, aiutati anche dal bel tempo e da una forte sempre presenza internazionale, soprattutto di alcuni mercati, in particolare quello russo, e con una certa ripresa anche del mercato tedesco, inglese e americano, che hanno caratterizzato un po' la seconda parte della stagione. Consideriamo che i russi hanno avuto anche i mondiali e si sono mossi dopo,